tanto tuonò che piove. In Celtic League non c'è posto per le italiane. È stata infatti ufficializzata dalla Federazione Italiana Rugby l'interruzione delle trattative con il board del campionato, che racchiude formazioni irlandesi, gallesi e scozzesi. Una notizia che invero non riesce a stupire né il pubblico né tantomeno i vertici del movimento rugbistico italiano. I dubbi sul reale interesse dei partecipanti alla Celtica alla presenza delle italiane a Ironi e Treviso era già stato manifestato in un'intervista rilasciata lo scorso sabato dal presidente della FIR Giancarlo Dondi. Quando siamo partiti con le trattative, le condizioni erano diverse da ultimamente, cioè chiaramente sono diventate molto più peggiorative da parte nostra. Non so se queste richieste le fanno perché trovare giustificazione dopo tutta la trattativa, perché non ci vogliono. Ma noi abbiamo fatto la nostra parte, sono 3 mesi che siamo proprio, stiamo facendo un lavoro stretto, in modo particolare con i loro consulenti della Deloitte. Tutta la parte, diciamo, politica, tutta la parte organizzativa è stata fatta bene, c'è una relazione anche che torna a nostro favore, però è stata un po' una sorpresa alla fine sentirci chiedere delle cose che per noi non sono possibili. Il pomo della discordia riguarda le richieste economiche avanzate dal board della Celtic nell'ultimo periodo e non messe in evidenza in precedenza. A spiegare l'entità degli investimenti italiani diventati indispensabili per l'inserimento delle due squadre in Magners, Gianluca Barca, direttore del mensile On Rugby. Da quello che è emerso ultimamente pare che le squadre celtiche siano poco interessate all'ingresso delle italiane e che se proprio siano disposte a aprirci la porta in cambio di un bel gruzzolo di denaro. Si dice 3 milioni come biglietto d'ingresso più un contratto per diritti televisivi da 1,2 milioni. Chi si accolla l'impegno di trasmettere la Celtic League in Italia dovrebbe poi anche produrre le partite, le 22 partite che si giocano nel nostro paese, sono 800.000 euro, quindi un bel impegno. Il problema dei 3 milioni è legato al fatto che le 10 squadre che già prendono parte alla Magners League dicono che serve un compenso per le partite in più che si dovranno giocare, cioè le 4 partite in più contro le italiane, le trasferte in Italia e il fatto che 4 partite in più significano più giocatori in rosa. Lo hanno quantificato in circa 300.000 euro a squadra. Una storia iniziata come un romanzo e terminata come una tragedia. Ora il rugby italiano si trova di fronte ad un bivio ancora più obbligato rispetto al passato. Le soluzioni a questo punto sono solamente due, esattamente come con i panni sporchi andranno lavati in famiglia senza possibili rimedi esteri. O i club, in totale sinergia di intenti con la FIR, cercheranno di rendere le competizioni nazionali sempre di maggior livello, o per la palla ovale tricolore si staglia all'orizzonte un funerale tra pochi intimi. È bello adesso una rugby in Italia, che il rugby sta crescendo e devono fare qualcosa. Se non fanno queste Celtic League, secondo me devono fare un campionato più competitivi e credo la federazione possano fare qualcosa, magari togliere 2 squadre e fare una Super 8, così ogni partita sarà più competitiva e magari un po' con la Sky o gli arbitri stranieri. Secondo me devono cambiare solo 2 o 3 cose per fare un meglio campionato. Magari potrebbe essere una soluzione, i tempi stringono però ed è già tempo di scordare il passato e guardare avanti.